Parliamo di energia, dell'energia dei cibi. Dal punto di vista occidentale, la scienza moderna considera come energia soltanto le calorie, quanta energia ci dà, quanta energia ci danno questi cibi quando li bruciamo nel nostro organismo. La filosofia orientale, il taoismo, riconosce nei cibi un'energia più sottile, che chiama il qi dei cibi, che è un'energia che è presente soltanto nei cibi freschi, nel frutto appena raccolto, che è presente moltissimo nei semi, perché i semi hanno una enorme potenzialità di vita, che non c'è più nell'insalata che è rimasta nel frigorifero una settimana e che è diventata flaccida. E se noi mangiamo un cibo vitale, ci dà vitalità. Ma questo concetto di vitalità è una bestemmia per la biologia. Pensate, il grande scienziato Francis Crick, che con Jim Watson ha scoperto la struttura del DNA, è lui che aveva inventato il dogma della biologia, il termine dogma della biologia molecolare. Aveva scritto un libro che voleva intitolare La fine del vitalismo. Tutto nella biologia è spiegato dalla chimica. Non c'è bisogno di nessuno spirito vitale, non c'è bisogno di nessuna energia vitale. Ma spesso la scienza considera non esistente o impossibile tutto quello che non sa esaminare. Tuttavia, quando vediamo una verdura appena raccolta dall'orto, anche se chimicamente è la stessa di quella che avremmo mangiato se l'avessimo mangiato il giorno dopo, ci accorgiamo della differenza. Ci accorgiamo che è più buona. Se mangiamo una verdura biologica appena raccolta, ci accorgiamo che è più buona di una verdura che proviene dall'agricoltura chimica, anche se appena raccolta. È più gustosa. È una questione di energia? È una questione che è più ricca di sostanze, di alcune sostanze che le piante sviluppano per difendersi? La verdura biologica deve difendersi da sola, non è difesa dai diserbanti, non è difesa dai pesticidi e quindi deve produrre più sostanze difensive. È difficile rispondere, ma rimaniamo aperti. Ci sono delle cose che non si vedono, ma che ciò nonostante esistono. E una di queste cose è il qi del nostro cibo.